Davide Toni, nipote di Ivano Toni, lo ricordiamo con Davide, il Gran Premio di San Bernardino. Mi dice, diceva il papà durante la presentazione che l'orgoglio di tuo nonno sono state le vittorie e le maglie di campione provinciale, quindi il ciclismo nella famiglia Toni c'è sempre stato da sempre. Io ho cominciato a correre in bicicletta a 12 anni, ho fatto solo categorie giovanili, ho fatto alcune vittorie tra cui due campionati provinciali e... insomma sono state grandi soddisfazioni, anche in piccole corse sono rimasti soddisfatti. Sappiamo che Ivano amava il ciclismo, oltre al fatto che il nipote correva. Sì. Ricordarlo proprio con il Gran Premio di San Bernardino, penso che sia un altro dei regali che la famiglia vuole fare. Assolutamente, per orgoglio anche per mio nonno, San Bernardino è un regalo che gli vogliamo fare. Con Paolo Ghesel, a volte chiedo scusa anch'io. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa. Fa una vera fagola di lupini. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a Paracarro e la sto pensando magari leggendo un po' i numeri da una parte e dall'altra, che descriverti si riesca a inserire questa squadra nell'ambito delle incompattenti. Allora, Luciano, ti hanno quel naso tristo come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, facci tu! Zazzarazzazz! Zazzarazzazz! Zazzarazzazzazzazzazzazz! Un cordiale benvenuto agli appassionati di ciclismo, agli amici sportivi. Siamo a Rodigo e siamo in occasione della presentazione del 44esimo Gran Premio San Bernardino Memorial Ivano Toni, Memorial Fratelli Gallesi. Una competizione che annovera tra i suoi iscritti oltre 200 atleti Under 23 Elite e tra questi anche una formazione inglese. Dobbiamo dire per nota di colore che si è iscritta anche una formazione messicana, ma per le regole del ciclismo non si può andare oltre i 200 partenti e di conseguenza molto probabilmente la formazione messicana non potrà essere al via di questo 44esimo Gran Premio di San Bernardino. Una competizione organizzata dagli amici del pedale rivaltese con al fianco il comune di Rodigo, con al fianco il Velo Club Rodigo e tutto il mondo del volontariato locale. Un appuntamento che vivrà le sue fasi più salienti sabato 21 maggio a partire dalle ore 14. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, che tu mi fai? Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu! Zazzarazzazz! Zazzarazzazz! Zazzarazzazzazzazzazzazz! Il quadro atletico, con riconoscenza per il fondamentale contributo all'organizzazione della gara, grazie di cuore per la dedizione, la passione, la professionalità, l'impegno dimostrati. Grassi, sindaco di Rodigo, abbiamo presentato la 44esima edizione del Gran Premio di San Bernardino. Si torna a parlare di dilettanti Under 23 Elite a Rodigo dopo quasi 10 anni. È un'emozione incredibile. Sì, è un'ulteriore manifestazione che gli amici del pedale rivaltese mettono in campo sul nostro comune, quindi andare a riprendere una gara che da tanto tempo non si vedeva sul nostro territorio è sicuramente un piacere, e sarà sicuramente un piacere per tutti gli abitanti della comunità di Rodigo. E comunque una manifestazione, come dicevi Paolo, di qualità, rivolta ai giovani, quindi i giovani sono sicuramente la parte più bella dello sport e sono un incentivo per tutti a praticare questo bellissimo sport. Okay. Perfetto.
con Fausto Armanini, presidente provinciale della federazione. Stasera si fa un tuffo nel passato per guardare al futuro. 44esimo Gran Premio di San Bernardino, tornano gli Under 23, gli Elite sulle strade del comune di Rodigo, ma soprattutto si torna a inserire nel calendario questa manifestazione. Sì, dopo anni siamo riusciti ancora a inserire questa manifestazione perché era una classica del ciclismo mantovano, e per la fiera di San Bernardino c'era sempre la corsa, si faceva il martedì, mi ricordo, sul classico circuito di fossato di 4-5 km, e quest'anno dopo anni è ritornata. Niente, devo ringraziare chi è stato con noi vicino, perché noi abbiamo mandato un input e l'input è stato subito recepito, perché sia dalla società organizzatrice che dell'amministrazione ha detto sì, ci siamo, e siamo andati avanti e i risultati sono questi. Stasera siamo qua, abbiamo fatto la presentazione, vedo che gli iscritti sono tanti, dunque è un buon segnale, verrà una bella corsa, credo che ci siano tanti atleti, ci saranno tanti atleti con delle squadre estere, e più ci sarà anche tanto pubblico, perché qui in questa zona il ciclismo è molto sentito.